Quest'ultimo periodo si parla tanto dell'olio di palma, che è stato molto demonizzato, no? Ma fa davvero male, dottoressa? Ma la questione dell'olio di palma è che per decenni, diciamo, è stato utilizzato ed è stato pubblicizzato con il termine tranquillo di oli vegetali. In realtà, diciamo, è un olio vegetale che però ha delle caratteristiche metaboliche del tutto particolari. Se andiamo infatti a guardare le caratteristiche dell'olio di palma, in realtà la stessa percentuale di acidi grassi saturi, quindi del burro, dello strutto, che sono stati demonizzati in passato, per cui sono stati poi sostituiti con l'olio di palma. Adesso invece c'è il problema, quindi inverso, cioè c'è una demonizzazione di questi oli vegetali, quindi dell'olio di palma, per cui imperversano i claim palm oil free, come per dire, quindi è un prodotto salutare, un prodotto che non ha olio di palma, è un prodotto più salutare, quindi che invoglia l'acquirente ad acquistare quindi maggiormente quei prodotti che non hanno quindi il claim, che non contengono l'olio di palma. L'olio di palma è stato sostituito con altri tipi di oli vegetali, però insomma siamo certi che sono buoni e non sono nocivi alla salute? Esattamente, quindi l'olio di palma è stato sostituito con altri oli di cui assolutamente non conosciamo gli effetti sulla salute, mentre per l'olio di palma ci sono stati numerosi studi e quindi adesso conosciamo in realtà gli effetti quindi che hanno sulla salute e c'è stato quindi un allarmismo e una disinformazione che i media purtroppo hanno cavalcato. E gli altri oli con cui l'olio di palma è stato sostituito in realtà quindi ancora non conosciamo gli effetti e quindi questo è ancora più dannoso per la nostra salute.